Ciao ragazzi, bentornati qui sul mio canale, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi insieme proveremo a costruire una fascia per la nostra tenda, ovvero una mantovana. Questa mantovana però dovrà essere un po' particolare nei suoi agganci, perché purtroppo non ho spazio tra il bastone già esistente della mia tenda, della mia sala da pranzo, quindi non ci sarà spazio tra appunto il bastone e il soffitto. Dovremo quindi provvedere... Quante cazzo di volte sto di quindi? Dunque dovremo provvedere a fare solamente una fascia frontale e due laterali e poi andare a cercare di capire come sistemare diciamo il fissaggio dei laterali sulla nostra parete. Ma tutto questo subito dopo la sigla. Perciò, visto che abbiamo iniziato il video con lavori in corso, con la nostra lampada lampeggiante e il nostro caschetto di protezione, diamoci da fare, cominciamo a prendere gli attrezzi e vediamo. La misura sarà 230 cm di larghezza per 13 cm di profondità. La mia idea è di prendere due tavole, quelle che sapete dove prendo, no? Assemblarle e fare un minimo di disegno, qualche cornice, qualche piccolo riporto e dargli subito una bella tinteggiatura a legno, color noce, medio o chiaro che sia. Comunque dovrà essere sempre in tinta con la mobilia che è arte povera. Is beautiful just when I get comfortable, tie a string all over my home, drive me till I'm miserable, we both know it's pitiful, drive until we run out of room. Ok ragazzi, una volta fatto il primo step, quindi avremo piallato per costa a filo la nostra tavola, andremo a piallare diciamo sulla parte larga, sempre a filo. Una volta assicuratoci il 90 gradi, potremo andare a mettere a spessore prima la parte per costa e poi la seconda parte in piano. Dopo fatto questo, provvederemo a fare la prova di giunzione tra entrambe le nostre tavole e vedremo se non ci saranno imperfezioni. Una volta fatto questo, potremo provvedere o a fare la maschiettatura o un incollaggio o a un riporto della seconda tavola sulla prima, che sia una cornice, un qualcosa di sfondato, un qualcosa di carino che serva sia ad ingrandire la nostra fascia frontale e, perché no, anche il laterale. Is beautiful just when I get comfortable, tie a string all over my home, drive me till I'm miserable, we both know it's pitiful, drive until we run out of room. You love me, you're all alone.
I'm done with hitting your wall. Short notice, I just gotta let you know. You led me straight to the fall. I'm broken, I'm so giant skin and bones. You left me, you're all alone. I hate you, then you show up on my phone. I might need a miracle. I'm at a loss for words. What's the point of the shot? You always catch me by surprise. I didn't wanna see the signs. Then I hand it to the night, coming out into my arms. What's the point of even trying? You always catch me by surprise. I didn't wanna see the signs. Then I hand it to the night, coming out into my arms. Your chaos is beautiful. Just when I get comfortable, tie a string all over my home. Drive me till I'm miserable. We both know it's pitiful. Drive until we run out of room. You left me, you're all alone. I hate you, then you show up on my phone. I might need a miracle to make you work. What's the point of the shot? You always catch me by surprise. I didn't wanna see the signs. Bene ragazzi, finalmente siamo arrivati al momento della placcatura, quindi abbiamo messo un bel po' di colla. Non dovete guardare la luce arancione che lampeggia, dovete guardare a me, perché so io che vi sto a spiegare quello che stiamo a fare. Scusate, quindi adesso abbiamo messo, come dicevo, la colla, tanti morsetti, aspetteremo qualche ora che la colla faccia il suo corso, dopodiché andremo a provvedere a fare i laterali e le relative cornicette. Vediamo, quello qualcosa già ho in mente, però lo sapete, durante l'opera qualche idea esce sempre fuori. Quindi ci vediamo tra qualche secondo, per voi, per me sarà una giornata. I'm done with hitting your wall. Short notice, I just gotta let you know. You led me straight to the fall. I'm broken, I'm so giant skin and bones. You left me, you're all alone. I hate you, then you show up on my phone. I might need a miracle. I'm at a loss for words. What's the point of the shot? You always catch me by surprise. Is beautiful. Just when I get comfortable, tie a string all over my home. Allora ragazzi, siamo arrivati quasi al risultato finale. Dopo varie modifiche, vari tagli, pezzi alti, pezzi bassi, pezzi lunghi, pezzi corti, siamo giunti a questo risultato. Calcoliamo che chiaramente adesso è ancora tutto da carteggiare, assemblare, incollare e dare una bella tinteggiatura. Dunque, una volta che incolleremo, assembleremo tutti i pezzi tra loro, qui verrà messo un piccolo regoletto, praticamente per nascondere questo foro, questo buco, questo tassello mancante, diciamo, perché questo è di riporto. Dopodiché andremo a fare una fascia profonda 11 cm grosso modo, messa per traverso, e sarà quella che poggerà. Beh, non vi nascondo che era mia intenzione fare delle belle cornici, dei quarti di tondo e qualcosa di più elaborioso, ma la mia signora giustamente ha detto no, deve piacere a me, e lasciala cortesemente così. Quindi la spianeremo, la verniceremo e l'andremo a montare. Per montarla sulle spalle laterali farò un piccolo scasso, metterò delle piastre di ferro fine, diciamo un paio di centimetri grosso modo, che uscirà appena appena un centimetro sopra dalla testa del legno, per permettere al foro di mettere, raccogliere, diciamo, un tassello, tanto dopo scaricherà la parte laterale, diciamo, io mettendo il tassello da questa parte così, scaricherà sul muro e non dovrebbe avere problemi, diciamo, di tenuta. Perciò andiamo avanti che il progetto è quasi finito. I'm done with hitting your wall. Short notice, I just gotta let you know. You let me straight.
straight to the fall. I'm broken, I'm so giant, skin and bones. You left me, you're all alone. I hate you, then you show up on my phone. I'm writing a miracle, I'm at a loss for words. What's the point of even trying? You always catch me by surprise. I didn't wanna see the signs. Is beautiful just when I get comfortable. Tie a string all over my home. Drive me till I'm miserable. We both know it's pitiful. Drive until we run out of room. Ok ragazzi, arrivati a questo punto diamo la seconda mano di finitura trasparente e dopo saremo pronti per montare la nostra mantovana. Ragazzi, la sapete una cosa? Io con questo video mi sono aggiudicato, credo di non dire stupidaggini, l'esclusiva. Ovvero, qual è l'esclusiva? L'esclusiva è quella di portare sul canale una mantovana in legno fai da te. Perché sfido chiunque ad entrare su YouTube, digitare mantovana in legno o copritenda in legno fai da te e indovinate un po', non c'è nessuno che abbia messo un video del genere. Quindi, per il momento, credo di avere l'esclusiva. Detto questo, come sempre, spero di aver fatto cosa gradita ad aver portato un contenuto come questo qui nel mio canale. Quindi, oltre ad avere l'esclusiva, visto che non ce ne stanno altri video in merito, vi pregherei di lasciare qui sotto nei commenti il vostro giudizio, positivo o negativo, quello che sia, l'importante è che mettiate qualcosa. Fa sempre piacere avere una critica o un complimento. Le solite raccomandazioni ve le lascio lo stesso, che sono quelle di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ricordati di attivare la campanellina per sapere quando porterò nuovi video qui sul canale. Lascia un like, a te non costa nulla, a me aiuti a poter portare avanti questo tipo di contenuti. Ci vediamo e grazie per essere stato anche in questo video fino alla fine del video. Perciò ci vediamo alla prossima. Ciao da Capezza. Put your hand onto the knife, carving X into my eyes.